Il FESR, acronimo che sta per Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è il fondo che contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni europee considerate in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica sociale di quelle che sono riconosciute alle prese nel loro territorio con difficoltà, non semplicemente congiunturali ma tipicamente strutturali. Nel 2018 la Sardegna ha raggiunto e superato l'obiettivo di spesa nell'ambito del PORFESR 2014-2020 e al 31 dicembre dello scorso anno sono state certificate dall'Unione Europea spese per 165 milioni di euro a fronte di un target di 147 milioni. Ma oggi abbiamo spazio anche per parlare del programma LIFE, strumento di finanziamento dell'Unione Europea per l'ambiente e l'azione per il clima. Dal suo avvio nel 1992 ad oggi sono stati completati 4 cicli del programma LIFE ed è attualmente in corso il 5° ciclo. Durante questi 25 anni sono stati cofinanziati circa 4.000 progetti in tutta l'Unione Europea, con un contributo di oltre 3 miliardi di euro alla protezione dell'ambiente. Questa è la nostra terra. È così da millenni e in tutto questo tempo sembra che nulla sia cambiato, perché fortunatamente la Sardegna ha conservato fino a oggi la sua aspra e selvaggia bellezza. Ma è anche vero che fortunatamente, ma forse qui dovremmo dire opportunamente, molte cose sono invece cambiate e altre cambieranno in futuro. Non si tratta di stravolgere o mutare natura, si tratta di migliorare e i miglioramenti spesso sono cambiamenti invisibili. È solo dei loro effetti che ci accorgiamo perché incidono sulla nostra vita, migliorandola, appunto. Non è così strano, anche la natura funziona così. La gravità, per esempio, non si vede, eppure le mele continuano a cadere dagli alberi. Cos'è cambiato allora? E cosa cambierà ancora? La regione Sardegna, grazie anche ai finanziamenti dell'Unione Europea, ha avviato già da diversi anni un ambizioso programma di valorizzazione e di ammodernamento. Il PORFESR, programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, rappresenta un importante strumento per lo sviluppo regionale, per il rilancio dell'economia e per il sostegno all'occupazione. Per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati circa 930 milioni di euro, metà da finanziamenti comunitari e metà da finanziamenti nazionali e regionali per intervenire in 7 aree strategiche. Di questi 930 milioni di euro, 213 sono destinati al comparto economico per favorire la competitività delle aziende sarde e il processo di internazionalizzazione. 164 alla valorizzazione turistica, ambientale e culturale. 150 all'efficienza energetica per progetti di sostenibilità, dedicati in particolare alle scuole, agli edifici pubblici e all'edilizia residenziale pubblica. 130 all'agenda digitale per estendere la banda larga alla totalità della popolazione e quella ultralarga ad almeno il 50%, con priorità assoluta per scuole, servizi al cittadino e sanità. 129 a ricerca e innovazione. 56 per ambiente e prevenzione del rischio idrogeologico con la messa in sicurezza dei territori potenzialmente soggetti. 51 a inclusione sociale e povertà, per garantire a tutti il diritto a una vita dignitosa attraverso la riqualificazione dei quartieri degradati e il recupero degli spazi e promuovendo iniziative per il coinvolgimento delle fasce più deboli. Interventi mirati, scadenze certe, investimenti concentrati e un obiettivo preciso: rilanciare l'economia per creare occupazione. Tutto questo è il PORFESR Sardegna 2014-2020. Una sigla dietro alla quale lavorano uomini e donne che hanno a cuore la propria terra e che a questa terra e a chi ci vive intendono dedicare il massimo impegno e la più grande passione. Il
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale punta a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione Europea, correggendo gli squilibri fra le regioni e concentra gli investimenti su diverse aree chiave, ovvero innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio. Tant'è che le risorse del FESR, stanziate a favore di queste priorità, dipendono proprio dalla categoria di regione e quindi nelle regioni più sviluppate almeno l'80% dei fondi deve concentrarsi su almeno due priorità. Nelle regioni in transizione la concentrazione riguarda il 60% dei fondi, mentre nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione è pari al 50% dei fondi. Alcune risorse FESR inoltre devono essere specificamente destinate a progetti attinenti all'economia a basse emissioni di carbonio. Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità territoriali. La sua azione è orientata a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali che affliggono le aree urbane, investendo principalmente nello sviluppo urbano sostenibile. Almeno il 5% delle risorse FESR è infatti destinato alle specificità territoriali mediante le azioni integrate gestite dalle città. Le aree svantaggiate dal punto di vista geografico, in quanto isolate, montagnose o a scarsa densità demografica, ricevono un trattamento particolare. Le aree più periferiche, infine, godono di specifici aiuti economici da parte del FESR per far fronte agli eventuali svantaggi derivanti dalle condizioni di lontananza. Non esiste la forma perfetta. Ognuna è diversa e serve a scopi diversi. Anche i territori sono così e ognuno, preso singolarmente, ha caratteristiche diverse e diverse sono le potenzialità. Adottare una politica di sviluppo significa prima di tutto identificare le capacità, le risorse e le vocazioni del territorio e decidere su quali settori investire per aiutarli ad affermarsi in un'economia sempre più globale e competitiva. Ma è necessario valutare bene, scendere in profondità, fare scelte strategiche affinché i settori su cui si andrà ad investire diventino realmente lo strumento per una crescita sostenibile e duratura. Nel 2018 la Sardegna ha raggiunto e superato l'obiettivo di spesa nell'ambito del PORFESR 2014-2020, cioè il programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Al 31 dicembre dello scorso anno sono state infatti certificate dall'Unione Europea spese per 165 milioni di euro a fronte di un target di 147 milioni. E quanto emerge dalla relazione di attuazione annuale per il 2018, illustrata durante i lavori del Comitato di Sorveglianza, riunito sotto la presidenza dell'assessore regionale alla programmazione Giuseppe Fasolino. Questo è il bivio importante tra il passato, quello che è stato fatto, programmato e che comunque dovrà essere speso, ma soprattutto uno sguardo a quello che è il futuro, che è la programmazione delle prossime 7 anni, che sarà fondamentale per la crescita della nostra isola. Noi dobbiamo essere bravi per cercare di intercettare come si muoverà l'economia mondiale, proprio per capire dove collocare la nostra isola per farla diventare protagonista in un'economia mondiale. Siccome abbiamo i presupposti per poter far questo, dobbiamo essere bravi a intercettare quelle che sono le mosse future e diventare protagonisti. Chi fa leva economica sono le imprese. Ogni euro dato alle imprese è un euro investito che crea occupazione, che crea economia e che quindi fa crescere l'economia della nostra regione. Il Comitato ha anche fornito un dato parziale per il 2019, aggiornato al 30 giugno. La spesa certificata risulta in questo caso di 175 milioni di euro a fronte di 1.632 progetti finanziati per un valore di 787 milioni, una dotazione di 930 e 244 milioni di pagamenti effettuati. La Sardegna ha raggiunto gli obiettivi di quest'anno, dell'anno 2018, stiamo per riassegnare la riserva di performance, la preparazione del post 2020 è in atto e come abbiamo detto diverse volte, nel post 2020 la regione Sardegna passerà da regione in transizione a regione meno sviluppata e questo comporterà una disponibilità di soldi molto superiore a questa programmazione.
Vivere una città non significa soltanto godere del suo patrimonio artistico e della sua offerta culturale. Vivere una città significa anche scoprirla ogni giorno, vederla crescere, esplorarla e farsi sorprendere. Dietro spazi abbandonati, quartieri svantaggiati e zone da recuperare, si possono nascondere ambienti in grado di rilanciare la sostenibilità, l'integrazione e lo sviluppo di un territorio. L'Europa sostiene e valorizza lo sviluppo urbano sostenibile, che significa aree pubbliche nuove e innovative, tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma soprattutto una comunità di persone più coesa e spazi sempre più verdi e puliti. Dai centri storici alle periferie, dai parchi fino ai quartieri più innovativi, in Europa c'è un potenziale sorprendente di crescita integrata capace di migliorare sensibilmente la qualità della vita di tutti noi. Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'Unione Europea per l'ambiente e l'azione per il clima. Soltanto due decenni fa LIFE iniziò la propria esistenza vacillante, contribuendo con fondi limitati alla creazione di una rete embrionale Natura 2000 negli allora 12 Stati membri dell'UE. Da allora non ha cessato di ampliare le proprie attività e operazioni in tutta l'Unione, concentrandosi in particolare sulla conservazione della natura e la tutela dell'ambiente, e affrontando sfide come il declino della biodiversità, la perdita degli habitat, l'efficienza delle risorse e l'azione per il clima. L'obiettivo generale del programma è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della legislazione europea in materia di ambiente e clima mediante il cofinanziamento di progetti con un elevato valore aggiunto comunitario. Il programma LIFE finanzia progetti innovativi che dimostrino l'efficacia di nuove tecniche e metodologie in campo ambientale. Accanto ai progetti cosiddetti tradizionali, il LIFE affianca i progetti integrati, che combinano cioè i finanziamenti LIFE con altre forme di finanziamento per massimizzare il loro impatto su vaste aree geografiche. I progetti LIFE possono inoltre fornire assistenza tecnica e svolgere attività preparatorie allo sviluppo della legislazione europea in materia ambientale. Il LIFE sostiene inoltre l'iniziativa del Corpo Europeo di Solidarietà, fornendo opportunità ai giovani di essere coinvolti in attività di utilità ambientale e sociale. L'Europa mette a disposizione per la salvaguardia dell'ambiente questo importante programma LIFE. Lo mette a disposizione dell'ambiente, ma in questo caso specifico anche della Sardegna. Sì, l'assessorato difesa ambiente ha scelto di partecipare alle attività dell'Unione Europea, in particolare a utilizzare i programmi LIFE per finanziare una serie di attività con le quali si portano avanti azioni significative sulle tematiche ambientali. E stiamo parlando in questo caso il servizio sostenibilità ambientale ha in carico due LIFE al momento, ne abbiamo appena chiuso uno, quindi ne avevamo tre fino a pochi mesi fa, uno sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, un tema chiave in questo momento in cui crediamo molto e abbiamo accettato addirittura di fare i coordinatori di un progetto che si chiama LIFE Master Adapt. Climaticamente intelligenti, costruire il nostro futuro. Per ridurre gli effetti del cambiamento climatico e contenere il riscaldamento globale, l'Unione Europea si è posto obiettivi ambiziosi per gli anni a venire. Entro il 2020 tutti gli Stati membri si sono impegnati a ridurre del 20% le emissioni di gas serra alla base del cambiamento climatico e dagli ultimi dati emerge che l'Unione Europea è sulla buona strada per il conseguimento di tale obiettivo. Il processo continuerà con obiettivi di maggiore riduzione delle emissioni entro il 2030 e il 2050. Un esempio dell'azione svolta dall'Unione Europea è il sistema di scambio di quote di emissione, o ETS, che copre quasi la metà delle emissioni prodotte in Europa. Questo sistema, basato sul mercato, pone un limite alle emissioni generate dalla produzione di energia elettrica e dalle industrie manifatturiere, un limite che viene abbassato ogni anno. Consente ai partecipanti di scambiare certificati corrispondenti alla loro emissione e include inoltre il trasporto aereo in Europa. L'Unione Europea sta adottando provvedimenti anche in settori non inclusi nell'ETS, tra cui l'agricoltura, l'edilizia e altri tipi di trasporto. In realtà, auto e furgoni rappresentano circa il 15% delle emissioni prodotte dall'Unione Europea di diossido di carbonio, il principale gas serra. Pertanto, sono state introdotte leggi per ridurre progressivamente le emissioni di auto, furgoni e altri veicoli nuovi. L'Unione Europea è promotrice di misure per prevenire o minimizzare gli effetti negativi del cambiamento climatico, incoraggiando e sostenendo le iniziative nazionali negli Stati membri.
L'Unione Europea sta assumendo un ruolo leader negli sforzi globali per il raggiungimento di un accordo su scala mondiale, volto a limitare il pericoloso cambiamento climatico antropogenico. Dopotutto, nessun paese o regione può risolvere questi problemi da solo. Per di più, l'Unione Europea permane nel suo ruolo di paladino mondiale, aiutando i paesi in via di sviluppo più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. L'Unione Europea stanzierà 14 miliardi di euro di fondi pubblici per la lotta ai cambiamenti climatici ai partner extraeuropei, un considerevole aumento rispetto al precedente finanziamento. L'azione per il clima può aiutare l'Unione Europea a diventare meno dipendente dai combustibili fossili importati. Ha inoltre un impatto diretto sulla vita quotidiana, perché una maggiore qualità dell'aria si riflette in un miglioramento della salute. Rendere la nostra industria più ecologica ed efficiente, inoltre, può contribuire a creare posti di lavoro verdi, con prospettive nuove e promettenti in settori quali l'ingegneria, l'edilizia e la ricerca e lo sviluppo, ad esempio. La creazione di posti di lavoro verdi contribuisce alla strategia dell'Unione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in quanto sviluppa un'economia a basse emissioni di carbonio, pulita, competitiva e resiliente. Climaticamente intelligenti, costruire il nostro futuro. Questo progetto sull'adattamento del clima, in particolare, che cosa prevede? Dunque, il progetto Life Master Adapt, che la Regione Sardegna sta coordinando, prevede quello che si chiama mainstreaming delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Cosa vuol dire adattarsi ai cambiamenti climatici? Vuol dire che noi sappiamo che i cambiamenti climatici sono in atto, le previsioni per il 2100 sono quasi drammatiche, perché si va da una forbice di aumento di temperatura dai 3,5 gradi ai 6 gradi, sappiamo che questo avverrà e quindi, oltre alle politiche di mitigazione che si portano avanti, occorre adattarsi. Adattarsi vuol dire sapere che esiste questo cambiamento e quindi iniziare a contaminare con il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici tutte le politiche regionali e subregionali. Quindi da tutti i piani, programmi, piano paesaggistico, piano energetico, devono contenere i concetti di adattamento e iniziare a lavorare da subito sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Naturalmente non è un lavoro facile, abbiamo fatto, diciamo, in Sardegna con questo progetto, abbiamo fatto un quadro climatico della Sardegna, siamo riusciti a calarlo sul territorio e attraverso le previsioni specifiche per la regione riusciamo a ragionare appunto in termini di adattamento nelle politiche regionali, a affiancare le parti della regione che stanno scrivendo piani e programmi e a lavorare con loro in maniera tale da diciamo ragionare sul futuro, avere un occhio al futuro. In più, questo lavoro, questo progetto ha un partenariato molto ampio che prevede anche, diciamo, altre regioni italiane. Abbiamo, oltre altri partner, sono tanti e non si fa in tempo a raccontarli, ma diciamo stiamo anche approfittando del ruolo di coordinamento nella Commissione Ambiente ed Energia della Regione Sardegna, nella Stato Regioni, per portare questa tematica e i risultati del progetto europeo anche, diciamo così, a contaminare, se mi si passa il termine, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. E quindi stiamo lavorando, diciamo, a 360 gradi sul tema. È un tema molto bello, appassionante e soprattutto è un tema urgente perché siamo in ritardissimo rispetto a ciò che avremmo dovuto fare sui temi dei cambiamenti climatici. Dobbiamo renderci conto che il mondo sta cambiando molto velocemente, che le emissioni di CO2 in atmosfera stanno crescendo con ritmi che non sono assolutamente normali. Occorre lavorare da subito e, diciamo, i progetti europei in questo senso sono preziosi. Life, politica e governance ambientale, uno dei principali componenti del programma di assistenza, contribuisce al finanziamento di progetti pilota o innovativi che sviluppano nuove tecnologie e metodi ambientali. Nel corso degli ultimi 20 anni ha sostenuto nell'Unione Europea 1940 progetti, per un importo complessivo di ben 1,2 miliardi di euro, e altri 230 progetti nei paesi vicini al di fuori dell'Unione. Un gran numero di questi progetti riguardava il settore delle acque e quello dei rifiuti, a sostegno dell'applicazione delle politiche
politiche dell'UE in tali ambiti. Altri progetti Life Ambiente sono tesi invece a ridurre l'impatto di beni e di servizi sull'ambiente, a incoraggiare la progettazione di ecoprodotti, a promuovere l'efficienza delle risorse e a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita. Oltre a un progetto di adattamento che è Master Adapt, che è questo che ho appena descritto, ne abbiamo un altro con un partenariato interamente sardo, il cui capofila è il CNR di Sassari, e poi ci sono Argea, Laore e l'Università di Sassari, e con questo partenariato invece stiamo portando avanti un progetto che si chiama Ship to Ship, sempre un LIFE, quindi sempre finanziamenti diretti dell'Unione Europea, con i quali stiamo, diciamo, l'obiettivo finale è quello di diminuire del 10% le emissioni di CO2 del comparto ovino sardo nei prossimi 10 anni. Stiamo intercettando quindi una serie di aziende, stiamo facendo una diagnosi delle aziende e è un progetto di mitigazione. In questo caso, quindi, mentre l'adattamento lavora dicendo so che ci sono i cambiamenti climatici e devo adattarmi, la mitigazione vuol dire che invece devo abbassare le emissioni, diminuirle in maniera tale da andare incontro a quello che è stato stabilito nel COP21 a Parigi, negli accordi tra i vari stati e tutta la legislazione europea, e quindi riuscire a diminuire le emissioni. Noi lavoriamo in questo caso nel comparto ovino della Sardegna e con i caseifici. È un progetto interamente sardo e devo dire è molto interessante, sta dando ottimi risultati, siamo più o meno a metà, si concluderà nel 2021. Ma LIFE ha contribuito anche alla dimostrazione di numerosi approcci eterogenei e innovativi alla questione del cambiamento climatico, sostenendo l'elaborazione di specifiche misure di mitigazione e adattamento che assistono l'Unione Europea nel tentativo di rispettare il proprio obiettivo generale di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. Un contributo altrettanto importante è stato apportato da LIFE Natura e Biodiversità, grazie al quale 1.256 progetti sono stati cofinanziati con 1,2 miliardi di euro. Dal suo avvio nel 1992 ad oggi sono stati completati 4 cicli del programma LIFE ed è attualmente in corso il 5° ciclo fino al 2020. Durante questi 25 anni sono stati cofinanziati circa 4.000 progetti in tutta l'Unione Europea, con un contributo di oltre 3 miliardi di euro alla protezione dell'ambiente. Il suolo è un sistema complesso che svolge molte funzioni vitali. Ci nutre, immagazzina l'acqua e cattura anidride carbonica dall'atmosfera. È rifugio per gli animali e conserva le tracce del passato. Ma il suolo è minacciato da noi. Lo inquiniamo e lo cementifichiamo, lo sfruttiamo ogni giorno di più. In futuro subirà pressioni ancora maggiori dovute a nuova urbanizzazione, aumento della domanda di cibo e all'impatto dei cambiamenti climatici. Cosa possiamo fare per prevenire queste minacce? Per trovare una soluzione dobbiamo capire la complessità dinamica del suolo e del paesaggio. Il suolo è il cuore pulsante del paesaggio e, come in un cuore, i processi che accadono nei suoli sono incredibilmente dinamici. Ogni parte del paesaggio è il prodotto di una combinazione unica e particolare di suoli. Il clima cambia ogni giorno e ovunque. Ciò ha un'influenza diretta sul suolo. Anche il tipo di uso del suolo contribuisce a questa complessità. A seconda della combinazione di questi fattori, ogni porzione del territorio necessita di una gestione specifica. Gli approcci attuali per migliorare la gestione e la salvaguardia del suolo sono spesso separati fra loro, poco integrati. Affrontiamo sempre un solo aspetto per volta di una realtà più grande, più complessa e più scomoda. Ma continuando in questo modo, anche le migliori politiche e leggi non possono essere applicate con successo. Per cambiare qualcosa dobbiamo affrontare la complessità. Noi abbiamo bisogno di capire che le nostre azioni hanno un impatto diretto sul territorio. Capire l'effetto del clima sul territorio monitorando solo le variabili climatiche è roba del passato. Con le moderne tecnologie possiamo raccogliere più dati di quanti abbiamo mai sognato per poter capire i processi dinamici che avvengono nel paesaggio. Scienziati e informatici possono usare questi dati e insieme elaborare modelli matematici che simulano la realtà. Per rispondere a domande come che cosa succede se? E se cambia il clima? E se una foresta viene tagliata?
Questa combinazione di tecnologia e conoscenza è fondamentale per sviluppare proprio quello che ci manca, un sistema che porti le informazioni utili fuori dai laboratori scientifici, fornendo risposte semplici a domande complesse. Esiste un ultimo progetto, diciamo che si è concluso da poco. Questo è un partenariato, c'era il Ministero della Romania, il capofila era la Regione Basilicata, la Regione Lazio e la Fondazione Ecosistemi, un partner tecnico. Che cosa prevedeva quest'altro progetto LIFE? Prevedeva il fatto di prendere le pratiche della Regione Sardegna, diciamo come buona pratica sul tema del Green Public Procurement, degli acquisti verdi della pubblica amministrazione, e raccontare agli altri partner come si portano avanti politiche di acquisti verdi pubblici. Devo dire, in questo senso la Regione Sardegna è particolarmente virtuosa, abbiamo iniziato molto tempo fa, già dal 2006, e oggi siamo la realtà probabilmente più consolidata in Italia, con un'esperienza molto ampia. Le altre regioni ci hanno chiesto di raccontare la nostra esperienza, e attraverso i progetti LIFE si riesce non solo a utilizzare naturalmente risorse europee in maniera virtuosa, ma una delle cose interessanti è che si riescono a portare avanti anche attività, mi verrebbe da dire, ordinarie attraverso fondi straordinari, cioè recuperando risorse europee per portare avanti anche attività per le quali magari non sempre c'è la possibilità di avere fondi nel bilancio europeo.